Accettiamo? Sì, dai. Ciao amici di Star Casino Sport, qui con voi Shale Bunzai e Mister Franco. Oggi ragazzi ci trovate su FIFA, ma non siamo in un pronostico gameplay. Sì. Perché oggi, come avete letto dal titolo e avete visto dalla miniatura, faremo, caro Mister Franco, la carriera allenatore con l'Inter. Io vi dico subito, lasciate un bel commento, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale di Star Casino Sport e commentate qui sotto con un acquisto che voi fareste per la squadra Inter. Papà, già è una bella squadra. Già è forte. È già così, è forte. Poi vediamo dove possiamo aggiustare le cose. Vediamo dove possiamo fare qualche acquisto. Magari Modric, magari Messi. Andiamo subito a vedere. Dobbiamo dire quanto ci abbiamo di budget. Questo sicuramente. Oh, scegliamo lui. Me piglia H, Cristo Coppiel. Jessica Barbo. No. Giorgio Cristofori. No. No. Cristo Coppiel, ti assomiglia. Oh, Cristo, chi è la voto? Chi è la voto? Chi è? Mamma mia, a canna. Questo qua. Chiamo questo? Sì. Perfetto, ok, scegliamo lui. Nome, mettiamo Mr. Franco. Come lui chiama Mr. Franco? Con la G. Con la G. Frango. Frango. Ok, Mr. Frango. Perfetto. Così. Nazionalità Italia. Mittimo israeliano. No, Italia. Perfetto, andiamo. Qua non dobbiamo scegliere, papà, in Napoli, ma dobbiamo scegliere un'altra squadra, l'Inter. Abbiamo un bel budget trasferimenti, 100 milioni il valore del club è quasi 1 miliardo di euro. Difficoltà, leggenda. Durata tempo, 4 minuti. Euro, competizioni europee attivo. Offerte di lavoro nazionali, sì. Finestra di mercato attivo, cambio di proprietà, rigore trattativa. Perfetto. Eccoci qui, papà. Allora, la carriera allenatore di FIFA ci dà 3 competizioni estive, sì, da fare. Quale vogliamo scegliere tra queste tre? Quella più costosa? Sì, normale. Quella più costosa. 9-8. Ok, c'è il Chelsea, c'è il Borussia Dortmund. Andiamo subito a vedere. Eccoci qui. Mister Frango. Eccoci qui, Frango numero 1, allenatore dell'Inter. Allora, papà, andiamo subito a leggere delle mail. Ma non favorire questa formazione. Andiamo subito alla formazione, calma. Allora, caro mister, vogliamo andare subito a vedere la rosa dell'Inter. Sappiamo che l'Inter gioca con un 3-5-2. A te piace questo 3-5-2, vorresti cambiarlo? Dici tu. Dobbiamo cambiare? Come gioca la difesa a 4? 4-3-2-1. 4-3-2. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Allora papà, noi abbiamo 2 punte. Tu ne vorresti vendere una? Sì. Ti vogliamo vendere la Lautaro e Lukaku? Tenere Lautaro Martinez e mettere a fianco magari Messi? Messi a reta punto poco un team. Sì. Messi dietro la punta, assolutamente. È giusto. Messi. Per ora mettiamo Eriksen. Poi ci abbiamo Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic. De Vrij, Skriniar in difesa. Poi come terzino ci abbiamo D'Ambrosio, però potrebbe farlo anche Hakimi. E come terzino sinistro ci abbiamo Kolarov, però potrebbe farlo anche Young. Però per ora mettiamo è uno squadrone questa Inter. Veramente uno squadrone. Poi abbiamo Gagliardini, Sanchez, Barella. Che però fai? Non lo metti Barella, Barella. Sì. Poi ci abbiamo Sensi, ci abbiamo Bastoni. Vabbè, Lautaro Martinez che metteremo qui perché vorremmo vendere Lukaku per, lo so, interisti, però dobbiamo volete Messi? Ve lo portiamo. Ci fatto una giamana, chi sei fare la Roma, ci fai la squadra. Hai fatto la squadra. Quindi per ora va bene. Mi scrivete nei commenti, mi fate sapere. Andiamo a vedere. Se ho sbagliato. Ma secondo me Messi Martinez sarebbe uno spettacolo. Allora, caro papà, noi come portiere ci abbiamo Handanovic, Padelli, Radu. Va bene? Padelli. Ma un terzo tiro, padre. Ah, può fare pure quarto. Va bene così. Poi ci abbiamo Kolarov come terzino sinistro. Bravo. Può rimanere? Sì. Può rimanere Kolarov. Poi ci abbiamo Bastoni, che è giovane. Ranocchia, lo possiamo mettere in lista di trasferimenti? Sì. Aggiungiamolo. Poi ci abbiamo De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio come terzino destro. Poi ci abbiamo Darmian ed è finita la difesa. Che dici, va bene così? Mica la dobbiamo vendere? No, va bene. Va bene così, perfetto. Poi a centrocampo, Gagliardini direi che può fare le valigie, siete d'accordo voi interisti? Brozovic? No. Lo teniamo. Vesino? Può fare le valigie, anche Vesino che è fuori rosa secondo noi. Poi chi ci abbiamo più? Perisic? Rimane Perisic. Young? Ah, Young lo vuoi? Va bene, va benissimo. Quindi Young lo possiamo mettere in lista di trasferimenti. Poi ci abbiamo Di Marco del Verona, che è in prestito. E allora rimaniamo a Verona, sì. Va bene che deve crescere. Poi ci abbiamo Dalbert, Agumè, che questi qua sono impressi. Poi ci abbiamo Barella, non lo vendiamo assolutamente, giovane italiano, non lo possiamo vendere. Vidal, neanche, o lo vuoi vendere Vidal? Non lo vendiamo. Sensi, possiamo darlo via Sensi? Va benissimo. Che dici poi di richiamare João Mario e poi venderlo? Sì, secondo me sì. Lo richiamiamo per 1 milione e poi lo vendiamo di più. Ah papà, ma io tenimo pure sto centrocampista, un cagliere. Lo possiamo richiamare. Chiamiamo che paura almeno. Dici tu, lo vendiamo? Vendiamo. Va bene, richiamiamo anche lui. Poi ci abbiamo Eriksen. Lo vendiamo Eriksen. Lo possiamo. Oh, va benissimo, Mister Franco. Poi ci abbiamo Tonino che andremo alla Samp. Lazaro, Politano. Lo chiamiamo? Politano, meglio a me, la mutta Napoli. Ti va, è brutto Napoli, c'è un bel cocco. Dici tu?
E quindi lo richiamiamo per poi venderlo. Sì. Anche lui. Sì. Va benissimo, quindi richiamiamo. Allora sì, Mkhitaryan Messi. Hakimi rimane, Sanchez rimane, Salcedo, Salverona, Pinamonti. Vendiamo. Vendiamo Pinamonti. Poi ci abbiamo Lukaku. Vendi. Mettiamo lì stato sperimenti. Cazzo. Però abbiamo deciso di. Abbiamo deciso di mettere Lautaro Martinez. Va bene. Abbiamo messo parecchi di loro in vendita. Sì. Vediamo quello che succede. Sono delle belle offerte. Va, vediamo. Abbiamo poi richiamato João Mario. Abbiamo richiamato Politano. E abbiamo richiamato Nangolan. Avanziamo, avanziamo. Siamo al 1° luglio. Vediamo se arrivano le prime offerte, ragazzi. Vediamo un poco. Perché comunque noi abbiamo un bel budget, ma ci devono arrivare le offerte importanti. Qui andiamo a simulare la partita contro l'Arsenal, tanto il torneo facciamo veloce, 3-2 abbiamo vinto, incredibile, è segnato Perisic, dai. Andiamo avanti, ci abbiamo pure un'altra partita, però subito un'offerta, anzi abbiamo diverse offerte. Offerta per Ranocchia da Lille, 2.750.000 euro, accettiamo? Sì, dai, dai. Che? La squadra baci interessata a questi giochi, solo valore di mercato? Lukaku e Barcellona. Quanti ci vogliono? Ci vogliono dare 91 milioni di euro. Dobbiamo aumentare. Dobbiamo aumentare per forza. Che poi se ce lo diamo al Barcellona ci possiamo comprare Messi. Allora, vediamo prima Ranocchia, con calma. Ranocchia lo possiamo vendere. 2.700.000. Sanno piacere Ranocchia, grande. Poi, vediamo anche De Vrij. Ci hanno fatto un'offerta di 8 milioni di euro più Alaba. Attenzione. Alaba è buono. Cazzo. Alaba è buono. Bene. Alaba c'ha 28 anni, 83. Ci può dare, sì, accettiamo? Va bene, ci prendiamo Alaba. Voglio, indirizzo. Trattiamo per Lukaku. Trattiamo, andiamo a trattare 120. Per Lukaku. 120 milioni? Vediamo subito. Vediamo subito, ragazzi. 91 milioni di euro ci hanno offerto. Allora, i negozi offerta per il cartellino. Quindi 120. 110, vai. Vediamo il Barcellona cosa dice. 110 milioni di euro per Lukaku. 110 milioni di euro ci offre. Porca miseria, porca miseria, Lukaku. Ma secondo me è pure Lautaro, c'è un film. Mamma mia, eh sì. Interessi, non mi interessi. Però voglio. Dobbiamo portare a Messi. Se non è mai uscita a Napoli, ma portato a casa con l'Inter. Avanziamo, ci abbiamo un'altra partita. Poi vediamo le cose come vanno. La trattativa con Lukaku, ovviamente. Simuliamo veloce contro il Wolverhampton. Vediamo come va. Abbiamo vinto 8-3-2. Eriksen, D'Ambrosio. Dai, abbiamo vinto. Buono. Avanziamo e ci abbiamo un'altra amichevole. Ma attenzione, Stefan De Vrij ha raggiunto. Ok, perfetto. Dobbiamo fare il contratto ad Alaba, ovviamente. Quindi andiamo a fare subito il contratto ad Alaba. Cruciale, perché giocherà titolare il nostro Davidino Alaba. Poi avanziamo. Però ci diamo De Vrij. C'è costato 3 anni di contratto. Ci può stare. Lo stipendio papà prende 95.000 euro. Quando gli vengono più offri? 100.000 euro, non puoi rifiutare. Ok, perfetto. Primo acquisto di questa Inter è Alaba. Secondo me sono quasi 6 milioni di euro là. Tanta roba. Siamo calmi, aspettiamo Lukaku. Offerta di trasferimento con guaglio di Matip più Skriniar. No. Secondo me no. No, rifiutiamo l'offerta. Rifiutiamo l'offerta, papà. Ho visto una notifica. Romelu Lukaku è stato venduto al Barcellona. Ci sono rientrati nelle casse dell'Inter 103 milioni di euro. Possiamo fare il colpo Messi? Quanto teniamo a disposizione? Mi sa 200 milioni. Ma prima l'offerta è Messi, dai. Andiamo a vedere Messi. Volevate Messi? E ve lo portiamo. Eccolo qui. Subito Lionel Messi. Vediamo. Messi c'ha 33. Valore è tanta roba. Quindi andiamolo subito ad aggiungere in lista preferiti. È l'unico di questa lista preferiti per ora. E quindi ci facciamo subito l'offerta. Dobbiamo offrire tra un 104 e 106 milioni di euro. 110. Tanta roba. Andiamolo ad acquistare. Andiamo a fare la trattativa con il club. Voglio. Andiamo a fare subito la trattativa per portare Messi all'Inter. Allora, offerta per il cartellino. Quindi gli offriamo 110 milioni. Quanto lucro? Perfetto. 110 milioni di euro per Lionel Messi. Perfetto. Hanno deciso di accettare l'offerta. Mamma mia, voglio. Andiamo subito a trattare per il contratto. Lionel Messi è a un passo dall'essere un giocatore dell'Inter. Attenzione, guarda là, mi sta forte, bellissimo. Tanta roba, ok. Accettiamo l'offerta del ruolo, perfetto. Chiede un contratto di 2 anni. Accettiamo, no, sì. Poi c'ha 33 anni, perfetto. Nessuna clausola rescissoria, accettiamo, molto bene. Lo stipendio attuale prende 560.000 euro. Lui vuole inserire un bonus di ingaggio di 2 milioni e 3 e un bonus di 9 milioni in caso di 15 gol con la maglia del club. Ci sta. Accettiamo? Sì, dai. Accettiamo l'offerta? Ragazzi, Lionel Messi è un nuovo calciatore
dell'Inter. Benvenuto. Oh, papà, un applauso per Messi. Ci vuole. Abbiamo portato Messi all'Inter. Dai, voglio. Mi ha fatto una bella tanta squadra, roba, dai. Tanta roba. Veramente tanta roba. Papà, lo andiamo a vedere subito. Lo andiamo a vedere subito. Lo mettiamo subito dietro la punta. Lautaro Martinez, eccolo qui, Lionel. Avanziamo, papà, perché non è finita qui. Non è finita qui, dobbiamo fare anche qualche altro acquisto, sicuramente. Abbiamo fatto 1-1 sta partita. Vabbè, ci sta, dopo due vittorie ci sta. Avanziamo, caro papà, avanziamo. E vediamo che ci è arrivata un'offerta per Bastoni di 32 milioni di euro. Io non lo venderei Bastoni. Non lo venderei, ti dico per la verità. Tu che dici? No, prima c'è Legione, eh, dai. Eh sì. Quindi rifiutiamo l'offerta sì, di quest'anno. Bastone, sì. Rifiutiamo l'offerta di quest'anno. Papà, noi pecchiamo un po'. Terzino sinistro e terzino destro. Guarda qui, ci abbiamo Kolarov e D'Ambrosio. 78-80. Vogliamo vedere qualche terzino? Andiamo a vedere qualche terzino. Vai. Sulla destra? Sulla destra, no, papà, ci sta questo qua che mi piace tantissimo. Wan-Bissaka del Manchester United. 22 anni, valutazione 84. Tanta roba, quindi lo aggiungiamo in lista preferiti. Poi, terzino sinistro, Theo Hernandez. Però io già so, già conosco FIFA. Il Milan non darà mai Theo Hernandez all'Inter perché è un rivale. È un rivale, sì. Però aggiungiamo, aggiungiamolo. Come terzino sinistro, papà, io vedrei anche bene lui. Che il Barcellona, anzi, no, il Barcellona, il Real Madrid non lo fa giocare più, Marcelo. Che dici? 32 anni. Beh, ci può stare, dai. Lo aggiungiamo. Lo aggiungiamo in lista. Prima ho detto Barcellona. Andiamo proprio nel terzino sinistro del Barcellona, che è Jordi Alba, che pure 31 anni, però è un signor terzino ed ha tanta esperienza, quindi aggiungiamo anche lui. Vediamo di fare qualche offerta. Vediamo un po'. Facciamo prima un'offerta per un terzino destro, Wan-Bissaka. Quindi contattiamo il club. Tra i 72 e i 100 milioni di euro, però. Quindi dobbiamo anche vendere qualcuno. Andiamo a vedere subito. Andiamo a vedere subito. Offerta per il cartellino. Noi abbiamo per ora 98 milioni di euro. Quindi offerta per il cartellino 70 milioni? 75. 75 milioni. Andiamo ad offrire 75 milioni di euro per Wan-Bissaka. Vediamo se riusciamo a portarlo a casa. Non so, è difficile come trattativa secondo me. 76% e 10% del prezzo del cartellino. Accettiamo? Sì. O leviamo la clausola? No, certo. Secondo me la possiamo levare, sai? Secondo me sì. Prima clausola per rivendita e avanziamo l'offerta di 76 milioni. Vediamo, hanno accettato l'offerta, perfetto. Andiamo a fare il contratto per Wan-Bissaka. Questo è un signor terzino, giovane, forte, ha tanta esperienza perché comunque viene da scuola Manchester United, quindi ci sta davvero tanto. Eccolo qui, Wan-Bissaka. Accettiamo l'offerta del contratto, che è un ruolo importantissimo. 5 anni di contratto, è giovane, ci sta dai. Nessuna clausola rescissoria, molto bene. Lo stipendio prende 125.000, offriamo 150? Direi che ci potrebbe stare 150.000 euro a settimana. Accetta? Perfetto. Diamo anche il benvenuto, ragazzi, a Wan-Bissaka nell'Inter. Che squadra? Papà, stiamo facendo veramente uno squadrone. Uno squadrone. Voglio, veramente stiamo commenti, facendo uno squadrone. Ecco qui, al posto di D'Ambrosio mettiamo Wan-Bissaka. Abbiamo portato Messi e abbiamo portato Wan-Bissaka. Due signor giocatori, ma poi abbiamo portato il più forte di tutti, ragazzi, Lionel Messi. Però ti dico la verità, ci rimangono pochissimi milioni di euro. Ecco, abbiamo trovato un'altra offerta per Bastoni, 35 milioni di euro. E poi niente, stanno offrendo solo per Bastoni. Io direi di fermarci qui. Dai, sì. Vediamo nel prossimo episodio se riusciamo a vendere un Darmian, un D'Ambrosio. Dobbiamo prendere un terzino sinistro. Potremmo prendere anche qualcuno sulla fascia. No, a posto di Hakimi, ma a sinistra, a posto di Perisic. Però dobbiamo vendere, quindi vediamo nel prossimo episodio. Tanta roba, Sì, tanta roba, quello che succede. Dai, ragazzi, direi che va bene. Abbiamo portato il signor Lionel Messi all'Inter, purtroppo. Abbiamo venduto Lukaku, ma che coppia la Toro Martinez-Messi. Bella, la coppia dell'Argentina, dai, ragazzi. Davvero tanta roba. Poi abbiamo portato anche Wan-Bissaka. Vedremo nel prossimo episodio chi comprare. Mi raccomando, consigliateci qui sotto nei commenti terzini, centrocampisti e magari qualche esterno sinistro. Ringraziamo gli amici di Star Casino Sport per questa carriera allenatore con l'Inter. Da me, da Mister Franco. Però sai, mi è piaciuta. Dobbiamo vedere in partita com'è e provare Messi proprio nel campo. Sì, vabbè, poi la settimana nel prossimo episodio. Sì, dai. Vedremo. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale di Star Casino Sport. Un salutone. Bella, voglio. Ma raccomando nei commenti. Forza Napoli, però... Mamma mia, come dici? Niente. Ciao, voglio. Ciao, voglio.